Speriamo che nei prossimi giorni ci sia il collaudo amministrativo e quindi la riconsegna delle chiavi agli oltre 30 inquilini di questa palazzina. Una vicenda surreale, poiché i residenti di questa palazzina non hanno da 7 anni la casa, ma dal 5 di novembre non hanno nemmeno più il contributo autonoma sistemazione. Quindi la vicenda va chiarita. Io sto seguendo questa situazione insieme all'ATER, ovviamente insieme al Comune. Saremo qui anche nei prossimi giorni per verificare e raggiungere l'obiettivo, quello della riconsegna delle chiavi. La problematica è molto grave, abbiamo oltre 1000 teramani ancora fuori casa dopo 7 anni dal terremoto. Spiace che la Giunta regionale, in modo specifico l'assessore Quagliere, sia stato assente da queste vicende, da queste problematiche, da questi drammi che vivono tante famiglie del teramano. E ci auguriamo poi che nella prossima finanziaria io presenterò un emendamento specifico per dare un contributo di 400.000 euro all'ATER, che ha un bilancio in perdita purtroppo per i mancati introiti derivanti dai mancati introiti degli inquilini che sono fuori casa per il terremoto, e ci auguriamo ci sia la firma anche dei consiglieri di maggioranza di questa provincia, perché noi dobbiamo sostenere l'ATER, rinforzarlo anche a livello di risorse umane per seguire i tanti interventi che ci sono sul territorio, sulle palazzine ATER. Ma noi siamo più che disposti ad aspettare, però vogliamo la chiarezza, la sincerità della persona che ci dice che mercoledì sia, non che ci dice che mercoledì e dopo se ne passa chissà quando. Ci credete a quest'ultima promessa? Come? Ci credete a quest'ultima promessa? No, non credo più a niente, perché non è la prima volta che ci danno delle fregature in questo modo. Non sono sette anni che si aspetta. Sì, io mi aspetto sempre peggio. Non voglio essere menagramma, ma la questione è questa. Mo siamo a novembre, già è passato metà novembre. Arriva dicembre, sono le feste di mezzo, stiamo ancora così.